a due passi dalla Minerva, 3 store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Come ogni estate, anche quest'anno purtroppo si sta ripetendo il triste fenomeno dell'abbandono degli animali. Mentre molte famiglie italiane si preparano alla partenza per le vacanze, troppe decidono di liberarsi dei propri amici a quattro zampe, perché improvvisamente non si vuole più dedicare loro un po' di attenzione e di cura. La LAV stima che ogni anno in Italia circa 80.000 gatti e 50.000 cani vengono abbandonati, l'80% dei quali rischia di morire a causa di incidenti, stenti o addirittura maltrattamenti. Nonostante il fenomeno sia presente durante tutto l'anno, il maggior numero di abbandoni si verifica proprio durante la stagione estiva, con picchi del 25-30%. Ovviamente l'abbandono lungo strade ed autostrade mette a rischio anche l'incolumità degli esseri umani, che cercando di evitare di colpire gli animali durante la guida possono pregiudicare la propria sicurezza e quella di altri autisti e passeggeri. Per fortuna il problema è stato regolamentato dalla legge 189 del 2004, secondo la quale chi abbandona un animale rischia l'arresto fino ad un anno o una multa fino a 10.000 euro. Se doveste assistere ad un caso di abbandono, cercate di raccogliere il maggior numero di prove possibili, prendendo la targa e scattando foto per poi comunicare il tutto alle forze dell'ordine. Per assistere l'animale, avvicinatelo con cautela senza movimenti bruschi, possibilmente offrendo un po' d'acqua. Cercate di capire se ha una medaglietta o un tatuaggio identificativo, dopodiché contattate la polizia locale, l'ASL o l'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che si occuperanno di recuperarlo e portarlo in un canile convenzionato. Se questo non viene reclamato entro 10 giorni, sarà reso disponibile per l'adozione. Prestate particolarmente attenzione se l'animale dovesse essere ferito, assicurandovi di contattare il servizio veterinario di competenza territoriale. Potete anche chiamare il 115 qualora l'animale si trovasse in difficoltà o il suo recupero fosse particolarmente complesso. Se possedete un amico a quattro zampe e state per prenotare le vostre ferie, ricordatevi di contattare la struttura dove intendete alloggiare prima di completare la prenotazione, in modo da accertarvi che questa possa ospitare non soltanto voi, ma anche il vostro fedele compagno.